Non fare la voce da bianco. Presente. Conosco gli smartphone, conosco la tecnologia, d'accordo? Sono esperto di tendenze emergenti e le dirò anche questo. Se mi assume, non la deluderò. È molto entusiasmante. Quindi, mi dia una chance, signor Duke. Oh mio Dio, ti prego, mio padre è il signor Duke. E mio nonno e il mio prozio che hanno fondato la Duke & Duke. Ma ti prego, chiamami Calvin. D'accordo, ti chiamerò Calvin. Ho notato qui, sotto formazione, che c'è scritto che tu non ti sei laureato. Beh, sì, sai, mi mancavano 3 crediti per laurearmi in economia, ma poi mia madre è stata licenziata e mi sono ritirato per aiutarla con l'affitto. È tossicodipendente o... Cosa? Ha problemi col gioco d'azzardo. Ah, bello. Papà è contemplato o... Mio padre non era contemplato. Sai, io sono stato in collegio, perciò per mesi non vedevo i miei, vacanze a parte. E può essere dura. Sai, ho letto molti studi che dicono che non avere in casa una figura dominante maschile per un bambino è tanto dannoso. Dicono questo? Sì, lo dicono. Chi? Gli scienziati. Bill Nye ha fatto un... Lo scienziato? Il vostro Neil deGrasse Tyson. Credi che non avere un modello maschile ti abbia messo in una posizione di svantaggio? Non è uno svantaggio più di avere un padre che ti ha servito la tua posizione. Servito? No, non mi è stato servito niente. Perciò tuo papà non ha donato un palazzo per farti entrare in un college dell'Ivy League? No, sì. Beh, era... A dire il vero, era una piccola biblioteca fuori dal campus. E papà non ti ha mai portato di nascosto in un super costoso centro di recupero per una dipendenza da cocaina, Calvin? Era da ossicodone e mi ha portato mia madre. Fanculo, Calvin. E sai una cosa? Mi hai giudicato da quando sono entrato. Ed è uno schifo, perché io sono così motivato. Ah, sai, spero che trovino presto le tue foto truccato da nero alla festa dell'ufficio. Facevo Will Smith in Aladdin, ok? Pace, Calvin. Avevo la faccia blu sopra la faccia nera. Molto è cambiato nel quiz. Sì, ma qualcosa è uguale. Floyd Mayweather non vale un cazzo. Ha fatto il culo a quel filippino. Poche quando, poche mando, come si chiama? Ha fatto il culo a quel ragazzo, Clarence. E Matteo Dubazzo, con nome greco, l'irlandese. Sì, doveva farlo per i neri. In questo clima politico un nero non può farsi rompere il culo da un bianco, causerebbe una rivolta. Io non insorgo, mi compro una TV a schermo piatto.